Buongiorno. Marisa, come stai bene con i capelli sciolti? Ah, ti sei messa anche la divisa, ti do una. Che simpatico, cosa sarebbe questo commissariato senza di te? Pure la voce, sai, sembrerebbe cambiata, un attimo più dolce, più, come si dice, asciutto. Eccitante. Eccitante. Ehi, ehi, non ti allargare, è sempre la mia donna. E da quando? Amore, da quanto tempo stiamo insieme e te? Cagliazzo. Hai ragione, chiamiamoci per cognome, perché non bisogna mischiare la vita privata con il lavoro. Adesso... E se permettete, ha già fatto pinza, però torno subito, tu non ti muore da là, Marisa, eh? Stamattina, mo becchi. Ma cosa stamattina? Avrà bevuto. Lo fa spesso? No, quando lui e il suo socio Ciro vincono, si vanno a bere tutti i soldi al bar. Si bevono tutti i soldi. Wow, hanno assunto uno più scemo me. Nikita! Che ci fai seduto al mio? Stavo cercando di sistemare un fax, ma non ci riesco. Ascia, tu non dici niente? Nikita, il fax è rotto da 6 mesi. E perché non lo buttate? Guardate, perché non lo buttate? Perché mi piace come sta con l'arredamento, ma boh! Guarda, fuori! Pure i pulci erano addosso. A già la conta essa, a già la conta. E a questa la trasferisco. No, ma quando mi aspetto? Da quando sta Nikita sono aumentate le denunce. La gente viene al commissariato più volentieri, specialmente i maschi. Dici tu, abbiamo alzato l'indice di gradimento nel quartiere. Eppure hai ragione. Sai cosa devo fare? Non mi devo innervosire, non devo prendere decisioni affrettate, soprattutto quando sto arrabbiata. Perché state nervosa? Ah, ho capito, non vi hanno dato ancora il mandato di perquisizione. No, si è spezzato l'ugno. Lo sapevo, il nave va a fare pipì. Ha liberato le tossine e quella è tornata una volta come prima. Che stai dicendo? Non niente, Marisa, un pensiero ad alta voce. Hai già perso la pistola, vero? Sì. Sì. L'hai lasciata sul bancone del bar. Oh, vabbè, io sono un po' stonata stamattina. Stamattina? Che l'è tutta in mattina? Io non posso darti una pistola al giorno, capite? Ne va? Tranquillo, non urlare. Adesso la vado a prendere. Ce l'ho io. La vado a prendere. Cosa saresti senza di me? Che? No. Piglia. Grazie. Via, Ascione. Sì. Fai una cosa. Accompagnami, Tu no. Ce l'hai la pistola? Veramente. Veramente, l'hai lasciato pure tu un coppo banco di roba. Beh, veramente, per non perdere la mattina la lasci direttamente a casa. Vabbè, pigliati quella di Cagliazzo, va! Grazie, grazie. Ma poi non ho capito, aspetta, facciamo la perquisizione senza mandato. No, devo andare a comprare il rinforzante per le unghie. Ah, vabbè. Oh, ma chi stai scemo, capisci mai niente. Muoviti! Hai perso una davo da pistola? E chi ha sentito che la mamma l'ha rata? E che non ci piantiamolo, Andrè! Mi sono comprato all'ispettore, o mazzi e fratelli non confino mia, ce l'ha portato a casa. Mi sono comprato all'ispettore, ai gioco io. Mi vengono frate fruttaiolo, te! Sei venuto a firmare? Mi sono scelato un chilo pensiero. Bravo, fratello! Grazie, sorella! Mi vengono a te.